finalmente Glauco, quando in qualche occasione ci siamo incontrati per le presentazioni di alcune pubblicazioni, ma quello che ricordo di questa gentile persona, perché io lo ricordo con questo termine, ecco, la disponibilità, il sorriso un po' malinconico forse, ma pieno e sincero, e pur non conoscendoci se non, come ripeto, in maniera così un po' superficiale, ma frequentando poi delle comuni amicizie, si apriva subito un discorso umano con una persona che sentivi anche un breve parole, perché non lo ricordo chiacchierone come altri amici, uno dei quali mi è accanto. Però io no, faccio il burattinaio di parole, lo sai, quindi se giochi anche sì, questo è bello, però ecco, lo ricordo con questa sobrietà, ma con questa attenzione anche a cose fatte da altri e che magari non meritavano obiettivamente grandi diciamo discorsi. Io ricordo così, semplicemente una persona disponibile, tranquillo e profondo, e di questo, ecco, mi è capitato di parlarci a volte di quello che poi era, ho scoperto in un secondo momento la sua grande passione, questa sullo studio della civiltà etrusca, nella quale evidentemente sentiva un richiamo personale profondo, cosa che poi ho letto recentemente di alcune, diciamo, testimonianze di in questo ramo l'ha conosciuto, e in questo forse riversava il suo amore più profondo nella ricerca di una radice che sentiva come tanti nati in queste zone intorno a Posseto, sentiva ancora viva dentro di sé, la ricerca di questo, di questa radice e di questa primogenitura venuta da un mondo fantastico ma reale, che in fin dei conti rappresenta un po' quella che è tutta la cultura di Grosseto, quella antica, ecco. Grazie. Grazie.